E alla fine ci pensa Nando. No, non è il titolo di una chissà quale commedia americana. Per carità, potrebbe anche esserlo. Più semplicemente è la constatazione di quanto accaduto per ben 6 anni all'ombra della città degli Ulivi. Scritto fra le pagine ingiallite di qualche almanacco o digitato su qualche moderno portale internet, in molti leggeranno i suoi numeri, il suo nome e poi si chiederanno: ma chi era davvero Nando Terrone? Partiamo dal principio. Con i suoi 79 gol all'attivo, Terrone è uno dei migliori marcatori di sempre della storia del Bitonto. Ma non è tutto qui. Nando è molto, molto di più. È un ragazzo silenzioso, educato, rispettoso, ma allo stesso tempo un autentico uomo spogliatoio. Il suo sorriso e la sua simpatia, infatti, sono stati la cura migliore per uscire fuori dai momenti di difficoltà occorsi durante le varie stagioni calcistiche. E non parliamo di battute messe lì a casaccio, no, parliamo di roba da far morire dal ridere. Ma, battute o scherzi a parte, Nando era anche infinite sponde per i compagni. Una corsa in profondità verso la bandierina per ricevere il pallone e tenere su alta la squadra. Un leone solo a combattere contro quattro difensori avversari ed un'infinità di minuti giocati di spalle alla porta per tenere ben stretto il risultato. Quella stessa porta su cui, una volta voltato il proprio sguardo ed il proprio corpo verso di lei, Nando ha saputo dipingere i suoi capolavori migliori. A marcatore da numero 9 puro e dunque dalla pace d'area di rigore, infatti, Terrone ha saputo attendere gol fantascientifici che ancora oggi lasciano a bocca aperta chi non può fare a meno di andarsene a riguardare. E poi la sua mancabile esultanza da Luca Toni, mano all'orecchio e corsa verso la tribuna per lasciare andare una dedica ogni volta speciale, ma ogni volta diversa, per far capire davvero chi era Nando Terrone. Beh, Nando è tutto lì. Una persona semplice, un ragazzo esemplare, un bomber di razza. Uno dei migliori marcatori di sempre nella storia del Bitonto.